Pesaro ha questa importante esperienza di Marche Nord con dei reparti che sono un'eccellenza a livello nazionale. Io ho notato in questi 18 mesi di esperienza assessore alla sanità che non c'è il raccordo con il territorio e soprattutto non c'è un coordinamento di rete. E quindi le migliori professionalità che esistono a Pesaro devono essere valorizzate e potenziate. Quindi io sottolineo ancora una volta che l'impegno della Regione, l'impegno della Giunta regionale, l'impegno della maggioranza che è stata votata 18 mesi fa è quella di potenziare la sanità di questa provincia affinché quei fenomeni appunto derivanti dalla mobilità passiva vengano a cessare. E ci diamo un tempo limitato, insomma, mesi e qualche anno, non di più. Poi partiremo con l'edilizia, che non è secondaria, perché Pesaro ha il diritto, lo ripeto, ha il diritto di avere un nosocomio nuovo ed efficiente e naturalmente questo avverrà senza discriminare le altre parti di questa provincia, perché naturalmente esiste un problema dell'entroterra di una provincia vastissima che confina con l'Umbria, in cui i servizi sanitari devono essere garantiti, ma l'eccellenza va salvaguardata. Quindi tutto quello che spesso io leggo anche sulla stampa è frutto di elucubrazioni, non c'è nulla che tenga a comprimere l'esperienza di Marche Nord. Marche Nord andrà valorizzato e se l'esperimento funzionerà poi tutte le tappe successive saranno verso un benchmark delle altre aziende, verso l'azienda di Pesaro e Marche Nord. Quindi noi abbiamo interesse a mettere insieme le migliori pratiche, le migliori professionalità e soprattutto dobbiamo abbattere liste d'attesa e mobilità passiva. Questi sono gli obiettivi che la Regione deve realizzare e chiaramente in questo noi siamo chiamati a esprimerci non tanto con le parole quanto più con i fatti. Io sono molto restio a rilasciare dichiarazioni perché l'assessore alla sanità deve parlare con i fatti, quindi abbattimento di liste d'attesa e abbattimento della mobilità. Su questo ci stiamo impegnando, sono 6 mesi che lavoriamo sulla riforma e quindi penso che presto saremo in grado di dare delle risposte.